Consiglio comunale straordinario ad Avezzano, sul treno veloce sulla Roma-Pescara. Un vertice istituzionale con i consiglieri regionali, i parlamentari abruzzesi, i sindacati e le associazioni di categoria per discutere sulla questione delle risorse e dei tempi di esecuzione. Abbiamo fatto questa riunione oggi qui ad Avezzano perché vogliamo che tutti insieme ci si occupi di questa problematica, che non ci siano e che non sia di parte o di partito, ma la tematica della velocizzazione del treno Roma-Avezzano, Sulmona-Pescara deve essere un problema. Il problema di tutti non è importante, almeno per i nostri territori, la velocizzazione è vitale perché la nostra agricoltura, le nostre insediamenti, la nostra cultura, il nostro turismo vive proprio attraverso la speranza che questa velocizzazione finalmente si porti a termine. Che è un'opera strategica per il paese, così come è stata definita anche a livello nazionale più volte, ma che riguarda naturalmente soprattutto il futuro dell'Abruzzo, la rottura definitiva del suo isolamento, la sua proiezione al futuro anche nelle reti intermodali europee. È importante il Consiglio Comunale di oggi di Avezzano perché non bisogna arretrare di un centimetro, bisogna ottenere la realizzazione definitiva di quest'opera, ne va del futuro dell'Abruzzo. Per noi rappresenta una priorità. Rappresenta soprattutto una priorità per il governo regionale del presidente Marsilio. È un'opera importante perché per riuscire a collegare il Tirreno e con l'Adriatico, quindi le trasversalità, risulta di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio. Oggi siamo qui per ribadire questa posizione che la Roma-Pescara rappresenta per noi una priorità fondamentale. Con il ministro Salvini, il presidente della regione, abbiamo messo in evidenza come la Roma-Pescara sia un'arteria principale, importante, strategica, che oltre a mettere in congiunzione l'Adriatico e il Tirreno, di fatto dà un'opportunità in più a tutto il territorio. Per quanto ci riguarda, in particolar modo l'Abruzzo interno, avrebbe la possibilità di fare un salto di qualità importante. Tutti uniti sulla Roma-Pescara, tutti uniti su una arteria decisiva per il salto di qualità dell'Abruzzo interno. Bene ha fatto il Consiglio Comunale a chiamare a raccolta gli stati generali dell'Abruzzo e della Marsica. C'è il bisogno di questo collegamento, ci sono le risorse, ci sono i poteri, ci sono le norme dedicate, ci sono le procedure specializzate, si tratta adesso di organizzare quella che si chiama la messa a terra, l'immediatezza della cantieristica. Bene fanno gli enti locali nel garantire questo spintonamento che va contro la pigrizia e contro anche una superficialità di lettura.